una buona notizia. Questa è un'ottima notizia, un miliardo di investimenti per Genova che grazie alle deroghe potranno essere fatti in poco tempo. 3 anni sono un tempo magnifico se riusciamo a fare tutte queste cose. Ci sono cose per la città, ci sono cose per il porto, ci sono cose per il business della logistica. È un bel esempio di come città, porto e regione, e assieme al governo anche, perché il ministro Rixi ci ha aiutato parecchio in questo discorso, riusciamo a fare cose che in passato non siamo mai riusciti a fare. È una dimostrazione che quando si lavora tutti assieme si ottengono risultati assolutamente significativi. L'altra cosa importante è veramente la città-porto, ovvero sia stiamo abbattendo tutte le barriere che in passato invece erano notevoli tra il rapporto tra la città e il porto. La città e il porto devono essere una cosa sola, perché questo dà una sinergia incredibile per posizionare la città a livello europeo e a livello mondiale. Noi abbiamo questa peculiarità, in passato non è mai stata sfruttata, oggi facciamo vedere con un grande messaggio di collaborazione che città e porto possono vivere e trionfare assieme. 400 milioni circa sono già stati stanziati, gli altri 600 milioni, quelli dei privati, invece che punto siamo? Ci sono parecchi investimenti privati, l'NBIC ha il 90% di un investimento privato, il Waterfront di Levante ha parecchi investimenti privati, ci stiamo arrivando, alcuni ovviamente Fincantieri fa la sua parte, secondo me siamo molto vicini al risultato finale. 3 anni... Forse qualcosa di più. No, la diga non sarà fatta in 3 anni ovviamente, quello sarà l'unica cosa che dovrà sfondare, andare più in là di 3 anni, però io sono confidente che la stragrande maggioranza dei progetti potrà essere conclusa in 3 anni, se lavoriamo come abbiamo fatto sino